Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui con il nostro cavaliere Arturo, proseguiamo dopo aver sconfitto il drago, cazzo, sta già qua l'ascensore, andiamo, non so dove. Ok, su, bene, la prima volta che non andiamo giù con un ascensore, spero che ci sia un falò il prima possibile. Ragazzi, come detto, perdonate se non sto seguendo molto i vostri consigli, i vostri suggerimenti, ma come avrete capito, come avrò detto già più volte, li sto registrando un po' di seguito perché mi ci sto dedicando un po' in questi giorni, quindi sto andando parecchio avanti. Poi di solito Dark Souls quando ingrana ti viene voglia di proseguirlo, mamma mia, mo vomito. Guarda Arturo, che cattiveria. Vai. Andiamo? Davanti o dietro? Scusi. Ah. Ok. Facciamo un giro qua. Falò no, eh? Va bene. Speriamo che sia qui vicino, perché sennò. Nido del drago, eh. Saranno inculata pure qua con tutti sti draghi. Mamma mia. Ah, signori, ma. Mi dice come cazzo è che. Bearer of the curse, Sì. long have I awaited one such as you, one who Sì, can eh. set me bearer Ok. of the curse. The ancient dragon has watched over the world. Take this. Qualcosa di utile? Piuma antica. Cazzo Do not resist. ci faccio con la piuma antica? Ma magari qualche livello a gratis, no, eh? Che è questo? Riporta all'ultimo falò utilizzato per riposare. Ah boh, c'ho gli ossi del ritorno, signori. Vabbè. Scendiamo, va. Da qua? Ah, ok. No, non vorrei tagliare perché magari ci saltiamo il falò. Invece no. Posso andare sicuro, signori? Io vado di corsa perché. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ok, perfetto. Torno immediatamente a Majula primo perché devo andare ad aggiustare queste cose. Che ci abbiamo un po' scatastate. E poi magari qualche livellino lo aumentiamo. A bomba. Non so se aumentare un po' la piromanzia perché. Aspetta. Se avessi qualche. Sì, va bene. Ripara. Sì, questi. E l'anellino 3007, va bene. Va bene, arrivederci, giovane. Andiamo ad aumentare un po' la piromanzia, va. Oppela. Anche senza fare ste cose, magari. Sì. I'm glad to see you. Vai. Sì. Ce li giochiamo tutti, sti cose che ci frega. Ok. I'm always here. In realtà potremmo acquistare anche dei semi del fuoco, ma anche no. Aumentiamo un po' la velocità di lancio e queste cose così. Sì. Allora. Volontà. Un livello solo, eh. Vabbè. Va bene uguale. Vado via, signorina. Aspetta, dov'è che stavo? Qua. Sì. Andiamo al nido del drago. Vediamo cosa ci aspetta di. Amichevole. Presumo niente, però. Cattiva ricazzutaggine, Artù. Coltivo là. Per favore. Ah, aspetta, sono quelli che esplodono. Mamma mia. Questo si rompe? No, eh. Sembrava cosa che si potesse rompere. Allora, possiamo andare parte là a destra e risalire qui fuori. Allora, vediamo qua che ci stanno. Non so se romperle. Aia. Vabbè, fatto ormai. Non vorrei che mi si incazzassero i draghi. Sto un po' sfragnato con i vostri figli, però abbiate fede.
Questa è un'altra strada. Aspetta, allora andiamo prima giù perché probabilmente era quell'altra una strada non principale. Vorrei fare prima le strade non principali per vedere se c'è qualcosa da recuperare. Sono anche lì le uova, vabbè. Dov'era? Qui sopra. Oh no no. Fè fè. Questo sarà il padre, la madre. Cazzo. Arrivederci. Sti gran cazzi. Momento, eh. Io c'ho ancora le. No, però sono poche. No, non ce l'ho. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Porca puttana. Vabbè, sai che vi dico? Sti cazzi. Non facciamo gli eroi. Facciamo i codardi. Allora, sai che ti dico, fratello? Toh, questi erano i due figli. Attenzione! Vabbè, tanto qui. Vabbè, va. Sono mai riuscito a prenderne neanche uno di sti cazzo di cose che ci danno le titaniti scintillanti di solito. Vabbè. Pazienza. Andiamo sul ponticello, vediamo se. Sicuramente c'era qualcosa di interessante da prendere là, però c'è anche qualcosa di interessante da perdere come la vita. Fammo anche no. Occhio. Puttana troia. Quanto mi stanno sul culo sti bastardi. Ho spaccato di nuovo tutto, cazzo. Mannaggia la troia. Ma qua che è arrivato? Dove sta il drago? Sì. No, mira il drago. Quindi c'è una strada. Non lo so. Ah no, qua c'è solo cagato le uova. Quindi devo affrontarlo, sto drago. Va bene. Proviamo una cosa, va. Mettimi le frecce queste. Danni da sanguinamento, vai. Dove sta? Rimanga lì per favore. No, vabbè, miriamo così. Oh, piano. E dai, la sta. Cazzo. Fanculo. Un po' più in là mia. Io non ho capito perché fa così l'arco. Mannaggia la troia. Eccola. Oppela. Cioè, mi devo mettere un po' più basso, abbiamo capito. Sì, quanto cazzo ci vuole? Arrivederci. Dai, 2 o 3 settimane ce la facciamo, eh. Ok, ragazzi, l'abbiamo fatta dopo circa 3 ore e un quarto. Bene. Dovuto fare con le frecce, praticamente ho consumato tutte le frecce che avevo. Sembra anche giusto. Qua c'è rimasto qualcosa, sì, 2 frecce avvelenate, così vabbè, sti cazzi. No, si muove lento perché abbiamo giustamente l'anello sfragnato. E vabbè, pazienza. Spero che non rispawni se moriamo, perché moriremo. Questo è poco ma sicuro. C'è un giro qua sopra. Fanculo. Dente di drago, va bene. Dobbiamo andare su. E andiamo su. Se sapevo correvo. Ho speso tipo un quarto d'ora. C'è la puttana. Vabbè, va. Ok, questi non ce la faremo mai.
Qua sopra non c'è niente, quindi non dobbiamo andare qui sopra. Proviamo a vedere qua. Un momentino. Qua però mi sa che ci siamo arrivati. Qua sopra. Anche no. Forse era per combattere contro il boss, non saprei. Ma non è da qua che siamo arrivati, non lo so. Non sto capendo più un cazzo. Vabbè, andiamo qua, va. Poi devo cercare di... In realtà non ho capito se quelli li posso riparare. Io provo, provo con una di queste per riparare l'equipaggiamento. Poi magari è solo per la spada, però. Infatti è solo per la spada, va bene. Perché siamo pure pesanti così, quindi non andiamo da nessunissima parte. Ma ci proviamo, ci proviamo. Sento forte la mancanza di magia nel nostro... Il nostro cavaliere Arturo. Perché in questi giochi, sia Demon Souls che il primo Dark Souls, almeno avevo un personaggio che lanciava anche magie. E serve, serve assolutamente. Soprattutto in questi casi, come ci sono questi qui, come il drago, e ce ne sta pure un altro, quindi... Spero ci sia un'altra strada. Amicizia, glieli spacco le uova. Sì. E che me ne frega. Osso di drago pietrificato. Eccola. Qual è la strada, magari? Quella lì? E no, è da là che l'abbiamo visto prima. Non saprei. Proviamo a scendere, però magari devo togliere qualcosa perché così non ce la facciamo, siamo troppo lenti. E che cazzo. Vabbè, togliamo questi che sono rotti. Quanto siamo a peso? Ok, adesso siamo un po' più leggeri. A mani nude proprio, a mani nude. Vai. Vabbè, questo no, non me ne sbatto perché si è svegliato, sì, si è svegliato. Che fa? Mi segue, proprio per percularmi. Guarda qua. Imperterrito. Ah, eccolo là, ci ha aperto la strada. Ripasso da qua dietro che siamo più vicini. Userei anche un attimino questa qui, traspirazione difensiva. Magari ci aiuta un pochino. E via. Vai, 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 vai. Vai, vai, cazzuto è cattivo, Arturo. Oh. Ok, ragazzi, riprendiamo da qui, abbiamo recuperato le nostre anime e fuggiamo, fuggiamo come se non ci fosse un domani. Nel frattempo, per venire qua mi sono esplosi in faccia quei bastardi e mi hanno distrutto anche il caschetto. E che cazzo, allora? Cazzi miei, va. Porta fortuna del drago. Ah, questo ci arrivo? Stiamo esagerando, lo so. Pietra. Ah, abbiamo esagerato. Via, via. Via, via, ok. E vabbè, che cazzo è tutta sta suscettibilità? Ma magari... Eccola. A stregò. Che cazzo? Oh. Subito. Un'altra, un'altra. Caputtana di Eva. Te ne affanculo, va. Dove sta? Dai, figlio di...
Che figlio di troia pure questo. Non so se c'era qualcos'altro qua sopra. Qua per andare da qualche parte, ma non voglio sapere dove. Quindi proseguiamo da quest'altro lato. Sì. Qua sotto. C'è niente. Va bene, falò. Manca a parlarne, magari ne avrò saltato qualcuno. Oddio. Mi sembra sicurissimo. Non saltiamo pure, Artù. Già noi facciamo brutta fine normalmente. Vorrei un falò, per favore. Santuario del drago. Oppela. Ok, perfetto. Andiamo immediatamente a Maciula perché dobbiamo aggiustare il mondo. Soprattutto l'anello, perché altrimenti non possiamo portarci tutto il carico che abbiamo. Infatti, devo rimettermi anche i guantini. Signorina, lei però qualche giorno di questi mi deve spiegare come cazzo fa ad andare su e giù. Dov'erano i nostri guanti? Eccoli qua, quelli rotti. Andiamo dal nostro fabbro di fiducia. Sì, ok. Ripara arma e armatura allora. Caschetto. Questo è bella cacata. 15.000 e non c'ho le anime per. Vabbè, al momento che forse c'ho l'anima di qualche figlio di mula che è morto. Vediamo un po', eh. Sì. Chi è? Anima morente. Soldato ignoto, quanto mi dà? Devo arrivare a 3.700, non basta. E se sta ceppa. Vabbè, guerriero coraggioso, questo me ne dà un po', eh. Va bene. Prego, buon uomo, mi ripari anche l'altro anno. Buon uomo. Sì, don't worry. Dai. Ok. Vabbè, ritorniamo un attimo al santuario del fuoco. Del drago, magari. Dov'è? Torre del drago. Ci facciamo un giro un altro 2-3 minuti e poi ci salutiamo. Va bene. Dai. Qua c'è qualcosa di incuneato qui. Proviamo, eh. Eccola. Salve. Mamma mia, che cattiveria però, eh. Scusi se le giro intorno, ma. Oppela. Due gigati a fa' pretate proprio. E che cazzo è? Che cos'era quel fulmine? Pietra di Paros che me la sbatto. Pure la usiamo? Beh, sti cazzi. Tanto io di solito quando le uso faccio sempre delle cagate. Facciamola sta cagata. Oppela. Si sa mai che qua le inculate. Sempre dietro l'angolo. Cosa c'è? Bastone della saggezza. Maschera del giudizio. Veste del giudizio. Tutto del giudizio. Il dente del giudizio non ce l'abbiamo trovato però. Momento, perché queste forse ci hanno dato la bacchetta. Chiave del vincolato. Che cazzo è? Spadone. Mamma mia. Dov'è il coso del giudizio? Comunque c'è qualche figlio di troia che si diverte coi fulmini. Attenzione! La. No, è la lancia. Mortacci tua. Dove cazzo sta il coso del giudizio? Bastone della saggezza, era questo? Non è vero. O forse sì. Era il bastone incantesimo e questi pure. Non lo so. Vabbè, sti cazzi, proviamo la prossima volta. Quando torneremo al falò. Adesso dobbiamo spaccare dei culi. Noi siamo venuti da lì. O da qui. Da qui. Quindi andiamo lì. Attenzione. Eccola. Perfetto. Falò ascetico, va bene.
Proviamo a vedere chi è che ci sta a tirare ste sfrecciazze. Ma che cazzo? Salve. Ma voi siete la comunità unita di... Porca puttana. Che cattiveria. Scusi, favorisca. Amicizia. Ma dall'altro lato. Vabbè, perfetto. Ok ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo video. Ripartiremo direttamente qui dal Falò. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Come sempre mi raccomando, commentate, fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.